Grazie, grazie di cuore a Novamont per l'invito. Mi fa veramente piacere poter parlare non tanto della fine della storia, ma dell'inizio della storia di Era Ambiente, del gruppo Era, perché in Italia è un modello che deve essere replicato. Prima la persona di Cooperativa 21 ci ha raccontato la sua storia, ed è una storia molto importante, una sfida, una battaglia che sta mettendo in piedi, ma che in un'area come quella della Campania, che io conosco abbastanza bene per il mestiere che faccio, di trattamento dei rifiuti, ha bisogno di avere una struttura industriale come quella che è riuscito a costruire il gruppo Era, e purtroppo in Italia solo pochi altri gruppi sono riusciti a fare. Io sono ancora un po' retro e ho ancora qualche slide che vi propongo solo per farvi vedere un po' con qualche numero questa storia di cui vi sto parlando. Il gruppo Era non è è un gruppo che non ha 150-120 anni di storia. È nata nel 2002. È nata nel 2002 come aggregazione di tutte le multi-utility delle locali, provinciali, che hanno avuto la capacità, l'intelligenza e la visione di non rimanere chiuse in se stesse, ma di riuscire ad aggregarsi. Questo processo di fusione, che poi per motivi anche finanziari, anche di leva finanziaria, ha portato subito nel 2003 alla quotazione in borsa, è un po' la storia di questi 15 anni, ed è andata avanti, come vedete, fino ad oggi, aggregando una serie di ulteriori aziende, anche importanti. Ed oggi ricopre un territorio che va dal Friuli fino all'area di Pesaro, comprendendo ovviamente l'Emilia Romagna e il Veneto. Il gruppo, per farvi vedere dei numeri, è partito con un margine operativo di 200 milioni e oggi 800 milioni. Aveva una capacità di investimento di 177 milioni e, come vedete, ha continuato con un trend coprendo 4,3 miliardi di euro di investimenti in questi anni. E perché vi faccio vedere questi numeri? Perché quando si parla di gestione e trattamento dei rifiuti, quando si parla di impianti di compostaggio, per poi arrivare al tema del mio intervento, se non esiste una capacità forte a livello anche di bilancio delle società per poter investire non solo nel ferro e nelle macchine, ma soprattutto nell'innovazione, per poter parlare e sedersi intorno a un tavolo a gruppi come Novamont, se si è troppo più piccoli, questo non lo si riesce a fare. E oggi il gruppo è un gruppo che serve 4 milioni di cittadini in questi settori che vedete, essendo anche leader in alcuni di essi. 4 milioni di cittadini serviti, che ogni giorno producono una quantità importante di rifiuti. Che rifiuti che il gruppo ha deciso di gestire poi attraverso una società che si chiama Era Ambiente, detenuta al 75% da Era direttamente e 25% da un fondo, da due fondi, un fondo pensione olandese e un fondo inglese infrastrutturale. Il gruppo ha potuto investire nell'ambito degli impianti di trattamento più di 839 milioni in 10 anni circa. E questi sono gli impianti su cui vedete il numero 78 impianti che sono stati o revampati o ricostruiti oppure costruiti ex novo. Quando si parla di green economy, di economia circolare, e si parla di rifiuti, la storia che abbiamo noi nei nostri bilanci di sostenibilità lo dimostrano, dimostrano che noi lavoriamo veramente per andare incontro a questa tematica. Come potete vedere, la parte anche del rifiuto indifferenziato, che costituisce oggi meno del 50% del rifiuto raccolto da Era, è gestito per il 70% a recupero energetico, mentre invece solo l'ultima parte rimane per meno del 9% in discarica, andando come target 2018, andando quindi verso gli obiettivi
dettati anche dalla normativa europea. Prima si parlava dell'articolo 35 dello Sblocca Italia e dei termovalorizzatori, che è un po' il solito dibattito. Io credo che non bisogna mai demonizzare una cosa o un'altra, perché comunque sia, purtroppo, anche quando ci troviamo a costruire un impianto di compostaggio, ormai le associazioni, i quartieri locali hanno presi dalla paura di che chissà che cosa sta arrivando, sono contro, e poi la politica non è più capace e in grado di gestire. Quindi lo Sblocca Italia tecnicamente l'hanno fatto perché penso che tutti sappiate la situazione ancora di molti territori in Italia, tra l'altro la capitale italiana si trova in una situazione di assoluta emergenza di rifiuti. Questi impianti vanno costruiti, fanno parte di una catena industriale nella gestione dei rifiuti che poi porta a questi risultati, perché il gruppo ERA è la società che ha più impianti in Italia ed è la società col più alto tasso di raccolta differenziata. Quello che dovete fare anche voi quando vi trovate a parlare con i vostri interlocutori non è mai chiedere qual è il tasso di raccolta differenziata, ma avere il coraggio di pubblicare dati unicamente col tasso di materiale riciclato, perché parlare di raccolte differenziate e poi portare questi rifiuti a discarica non ha ovviamente senso. I risultati sono questi, i risultati sono che nell'area dell'Emilia Romagna, della Romagna in particolare, su 256 chili abitante di rifiuti raccolti in modo differenziato, il 93,8% viene raccolto in modo, diventa una materia prima seconda e diventa quindi e ritorna nell'economia vera circolare. Questi sono veri numeri significa poi parlare e avere ricavi che coprono il 25% dei costi di gestione, e quindi quando parlo di fare dell'impresa, di fare anche profitti, significa poi profitti che permettono di abbassare i costi per l'utente. I risultati sono di una raccolta differenziata del 54% e una discarica al 12% nel 2014, quindi per rispondere alla domanda di Andrea arriviamo rispetto a un 2002 dove la discarica era al 49%, ma questa è la situazione, come vedete, della parte gestita dal gruppo, mentre invece sulla parte Italia i valori ad oggi sono ancora molto arretrati, sono ancora al 41%, quindi c'è ancora molto da fare. Come vedete, questa è la situazione della, come dicevo prima, della parte della raccolta differenziata, e vedete il trend e l'evoluzione che ha avuto parallelamente alla costruzione di altri impianti. Non ci fermiamo qua, stiamo andando avanti con altre iniziative, in particolare adesso abbiamo sviluppato col Comune di Bologna la raccolta dell'organico del porta a porta con delle isole interrate nel centro, nella parte che vedete proprio colorata di viola, e con altre tipologie di raccolta nell'altra parte non centrale di Bologna, e stessa cosa sull'area Romagna. Questo per dire che sulla raccolta differenziata dell'organico stiamo continuando a spingere, però fino a dove? Fino a dove poi la catena economica del valore ce lo consente. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi, il gruppo ERA è iscritto al CIC, al Consorzio Italiano Compostatori, e qui vediamo anche un po' la storia dal 2000, dagli anni fine anni 80, primi anni 90, quando si iniziò a parlare di compostaggio dell'organico, e si fece col mio amministratore delegato a Rimini quando iniziò lui a raccogliere i rifiuti dagli alberghi, costruendo il primo impianto di compostaggio. Dai vecchi impianti di compostaggio, che producevano quindi compost più o meno di qualità, si è poi passati a una nuova spinta di questo segmento grazie ai decreti emanati sulle fonti energetiche rinnovabili qualche anno fa dal governo, ristrutturando e revampando questi impianti per costruire degli biodigestori, quindi al tempo stesso captare anche il metano prodotto dalla biodigestione del compost, e fare, oltre che compost di qualità, produrre anche dell'energia elettrica. Questa è la lista di tutti gli impianti che abbiamo noi oggi in funzione, e che sono alcuni compostaggi semplici, alcuni sono impianti di biodigestione con produzione di energia elettrica. È chiaro che in questi impianti più complessi lavorare e avere, pensate, prima quando non esisteva il Mater B, e quindi arrivava il materiale in sacchetti di plastica,
c'era un'attività di separazione che costava dei soldi, in più un sovvallo che si portava dietro anche, quindi uno scarto che si portava dietro anche dell'organico che finiva in discarica. Oggi dove siamo? Oggi siamo che continuiamo anche sulla richiesta dei parametri per raggiungere i parametri europei a spingere sulle raccolte differenziate, sulla raccolta differenziata dell'organico. Siamo però adesso a un impasse che speriamo che si risolva presto, quindi accolgo con piacere le parole anche del Ministro Galletti, che ha detto che il suo Ministero è aperto, perché dai biodigestori siamo passati all'industrializzazione, al concetto di biometano. Biometano significa non più produrre energia elettrica, ma poter immettere in rete il metano di qualità selezionato e raffinato, o nella rete gas, oppure attraverso dei carri bombolai per l'autotrazione. È una nuova sfida che noi abbiamo preso subito, abbiamo presentato una richiesta di autorizzazione alla provincia, alla città metropolitana di Bologna, per ristrutturare un impianto che abbiamo oggi di compostaggio. Stiamo parlando di un investimento per noi non banale di 23-25 milioni di euro. Questi 25 milioni di euro sono oggi in stand by, perché, e di qui vengo all'ultima slide, un po' di commenti, perché stiamo aspettando che esistano le regole di questo settore. Sono le regole tecniche, dove l'autorità per l'energia elettrica e il gas insieme al Ministero dell'Industria devono definire quali sono le normative di qualità del gas che deve essere immesso in rete. E poi, come sempre, abbiamo anche un tema di piano finanziario, perché il sistema, il modello si regge su un discorso di incentivi, in questo caso vengono chiamati certificati di immissione in consumo, che devono essere prodotti da chi usa il metano fossile classico, tutti i temi che non sono ancora definiti. Questa è un po' la storia del gruppo, ed è soprattutto la storia, fa vedere l'evoluzione e l'importanza di avere grandi aziende, poche ma grosse, permettono degli investimenti, permettono ricerca e sviluppo e permettono veramente di portare avanti delle innovazioni. Il processo che è stato fatto dal gruppo sul compostaggio, legato anche poi a aziende come Novamo, lo dimostra. Grazie per tutto. Grazie a Andrea Ramonda.